Bentrovati, parliamo di scuola su Arezzo 24, lo facciamo in collegamento con la dirigente scolastica del Marcelli di Foiano, la professoressa Anna Bernardini, bentrovata. Buongiorno, salve a tutti i telespettatori. Buongiorno, come ha trascorso il periodo di lockdown, di chiusura? Sono state settimane difficili, complicate. Definirle complesse forse non esaurisce del tutto lo scenario in cui ci siamo trovati ad operare, peraltro in una situazione di così improvvisa, di improvvisi cambiamenti. Diciamo che la scuola ha cercato di reagire e lo ha fatto lavorando in squadra, lavorando con grande professionalità e competenza. Tuttavia le difficoltà sono state tante, ci hanno colti un po' all'improvviso, ma ci siamo immediatamente attivati, soprattutto cercando di fornire ai nostri studenti quelli che sono gli strumenti indispensabili per poter mantenere la relazione con la scuola. Quindi le piattaforme di collegamento per poter consentire le videoconferenze e quindi le lezioni online. Noi abbiamo attivato una piattaforma che ha costruito degli ambienti di apprendimento virtuali e all'interno di questi abbiamo spostato la nostra didattica. Quindi i ragazzi la mattina non sono potuti venire in classe, noi siamo andati a casa, abbiamo portato loro la didattica. Abbiamo cominciato prima con le superiori, con i grandi che sono più autonomi, quindi la cittadinanza digitale un po' già la possedevano, e poi però abbiamo quasi immediatamente diffuso questa buona pratica anche nella secondaria di primo grado, perché ricordo che il nostro istituto è un omnicomprensivo, quindi abbiamo più livelli di istruzione, e poi anche con i bambini della primaria, addirittura poi con i bambini dell'infanzia in incontri pomeridiani chiaramente assistiti dai genitori. E ora c'è la pausa estiva. Lei, Bernardini, quale teoria sposa? Una riapertura senza se, senza ma a settembre, oppure con tutte le cautele del caso, con separazione, distanziamento, mascherine, plexiglass? Se ne discute tanto in questi giorni. E l'altra questione è: ce la farà la scuola a ripartire in sicurezza a settembre? Allora, noi stiamo già facendo un po' una sorta di prova generale, perché proprio in questi giorni, contemporaneamente allo svolgimento degli scrutini in cui siamo tutti impegnati con le operazioni di fine anno, stiamo allestendo i locali per la prova di maturità. Come ormai è noto, la maturità si svolgerà in presenza, quindi è una sorta di prova a numeri ridotti per verificare come dovrebbe funzionare poi a settembre. Quindi abbiamo già attivato il protocollo che il CTS a livello nazionale ha definito con il Ministero dell'Istruzione e della Sanità, quindi un protocollo che prevede la disposizione chiaramente della segnaletica orizzontale e verticale, dei punti di sanificazione, dei punti di sbarramento in cui appunto si fa l'autocertificazione all'ingresso negli edifici scolastici, e poi quella che tanto discussa, igienizzazione poi dei locali, facendo un distinguo tra igienizzazione e sanificazione, perché la sanificazione è dovuta solo laddove si sono verificati e accertati dei casi di positività e deve essere effettuata da ditte certificate. L'igienizzazione invece viene effettuata improprio dalle scuole, e su questo le scuole hanno ricevuto appositi finanziamenti ministeriali. Quindi diciamo che è un po' una prova, certamente noi qui stiamo parlando di 3 classi, a settembre invece dovremo parlare di 50 classi, e non sarà sicuramente la stessa cosa. Ci stiamo preparando. Quello che faremo subito dopo l'esame di maturità sarà una verifica con gli enti di riferimento, quindi da un lato il comune, dall'altro la provincia, con i tecnici, le commissioni della sicurezza. Abbiamo già provveduto ad aggiornare il DVR, il documento di valutazione dei rischi, annoverando tra i rischi appunto il rischio Covid. Abbiamo adottato questi protocolli di sicurezza per l'esame, e quindi poi andremo a fare delle verifiche plesso per plesso e andare ad individuare laddove
e in che misura inserire questi dispositivi di protezione. Io le sto già parlando da dietro un plexiglass, che non si vede ora perché ho messo il computer dall'altra parte, ma ho già un plexiglass davanti alla mia scrivania. Ho appoggiato la mia mascherina sul tavolo, ma diciamo che in questo siamo già pronti e preparati. Sarà sufficiente? Non lo so. Lei pensi al Bucci, alla questione soprattutto dei piccolini, che mi preoccupa un Eh sì. po'. La scuola dell'infanzia e i tempi pieni, laddove c'è appunto da gestire momenti delicatissimi, quali quelli della mensa, del riposo condiviso, dell'utilizzo dei servizi igienici e quant'altro. Lì ci sarà un lavoro da fare proprio sui bambini e anche sulle famiglie, Anna. Penso proprio di sì, devo dire che le famiglie ci stanno aiutando molto. Abbiamo avuto, io voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti, c'è stata grande consapevolezza e grande collaborazione da parte delle famiglie dell'istituto, tutte, a tutti i livelli. Noi abbiamo cercato di rispondere a tutti i bisogni, ma certamente il disagio è stato grande. Trovarsi senza un servizio essenziale, quanto appunto quelli per l'infanzia, pensiamo alla fascia 0-6 a Fogliano, noi non gestiamo i nidi, ma insomma sappiamo quanto Fogliano sia all'avanguardia anche nella gestione di questi servizi, per le famiglie trovarsi privi di questa importante struttura non è stata cosa di poco conto. Nonostante questo, c'è stata comprensione e collaborazione, quindi vogliamo continuare a crederci e a pensare che ci comprenderemo e collaboreremo. Nel frattempo, come ha spiegato poco fa Anna Bernardini, è continuata la didattica, è continuata online con tanti appuntamenti. C'è questa collaborazione con l'Università di Siena che ha portato a un'interessante iniziativa qualche giorno fa. Ce la vuole raccontare Bernardini? Allora, non abbiamo voluto rinunciare a niente e anche a tutti quelli che erano gli eventi di fine anno, declinati e curvati nei vari ordini di scuola, quindi dalle feste. Certamente abbiamo portato tutto su G Suite, è un'altra situazione, e ci vediamo nei nostri perimetri rettangolari, in queste griglie che ormai ci sono diventate tanto familiari. Però noi dovevamo partire con il superiore, con l'IPSIA, manutenzione e assistenza tecnica, con un progetto molto importante che dava seguito a un progetto precedente. Si tratta di progetti con finanziamento europeo acquisiti attraverso la partecipazione a bandi regionali, cosiddetti progetti POR, quindi con finanziamenti anche importanti. Il progetto EUREC CREA, che è quello di cui voglio dirvi due parole, è un progetto che vede il Marcelli come capofila di una rete di scuole che comprende anche l'ITIS di Arezzo, il professionale di Castiglione Fiorentino e il professionale di San Sepolcro, in una cordata che vuole proporre agli studenti delle classi quarte e terze, otto classi in tutto, dei percorsi assolutamente di eccellenza, di specializzazione, finalizzati a fornire a questi studenti delle competenze particolari spendibili nel mondo del lavoro, abbinati ad una formazione interna, esterna e in azienda, quindi in un dialogo partecipato, in un'alleanza formativa tra scuola, azienda e territorio. Questo progetto, che ha avuto un finanziamento di 156.000 euro, quindi un finanziamento anche importante, era al via a marzo, quando siamo precipitati in questa situazione di emergenza. Allora abbiamo voluto comunque dare un messaggio ai nostri ragazzi, creando una sorta di anteprima del progetto, che a questo punto partirà a settembre in tutti i suoi percorsi, e lo abbiamo avviato con un relatore di eccellenza, che è il professor Domenico Pratichizzo, noto esperto e scienziato di robotica, quella che si chiama robotica indossabile, famoso sesto di Lido, quindi tutto il discorso del recupero dei sensi, eccetera, per il quale è famoso e noto non solo nel nostro paese, ma anche al di fuori, soprattutto in America, negli Stati Uniti. E quindi lui ci ha dato questa disponibilità ad incontrare i nostri studenti, a dire loro: ragazzi, andiamo avanti, ce la faremo, torneremo anche in presenza. Per il momento, però, quello che possiamo fare lo facciamo anche in questa situazione di didattica a distanza, e ha fatto loro una lezione di robotica proprio appunto ad ampio spettro, introduttiva su quelle che saranno le tematiche che verranno poi affrontate nel percorso.
Bello, è un messaggio positivo che ha lanciato lo scienziato. Quanti erano i ragazzi che hanno preso parte a questo incontro online? Allora, intanto c'erano i ragazzi che poi faranno il percorso, che quindi sono quelli delle attuali terze, che diventeranno quarte. C'erano però anche gli spettatori, che erano i ragazzi della quarta e della quinta, e avevamo invitato anche dei ragazzi della secondaria di primo grado, quella che chiamiamo comunemente media, perché a mio avviso un incontro di questo tipo può avere un valore fortemente orientativo per le scelte che andranno a fare. Ad esempio, il professore ha parlato molto del rapporto tra scienza e creatività. I nostri ragazzi delle medie, quando vanno a scegliere, pensano che se uno si sente creativo debba andare al liceo artistico, ad esempio, no? Sono dei luoghi comuni. Oggi invece Sì. si parla di impresa creativa e di creatività appunto nella scienza, che è un binomio inscindibile. E quindi mi è sembrato molto bello invitare anche più piccoli. Tra l'altro, il dottor Pratichizzo, essendo una persona di enorme cultura, ha il gran pregio di avere una dialettica accessibile e quindi anche proponibile ai ragazzini più piccoli. Ma Bella. avevamo anche ospiti di onore, c'era il professore, c'era il, a parte l'amministrazione comunale, chiaramente, quindi c'era il vice sindaco Franci e l'assessore all'istruzione, la Francesca Cassioli in collegamento e Franci in presenza, e poi avevamo anche il consorzio Abaco, Abaco Arezzo Formazione, che insieme con noi gestisce il progetto e si occuperà anche di tutta la parte, oltre che progettuale che sta a monte, anche della parte poi gestionale, amministrativa e di rendicontazione, perché per le scuole gestire questi progetti con le nostre segreterie è molto impegnativo e talvolta veramente sarebbe impossibile. Quindi avere degli esperti che ci aiutano nella anche gestione tecnica e economico-amministrativa di tanta burocrazia che c'è comunque anche dietro la gestione di questi finanziamenti è davvero prezioso. Bernardini, cosa se la sente di dire ai ragazzi e alle famiglie in questo periodo che è appena iniziato di vacanza in attesa del restart a settembre? Qual è il suo messaggio? Allora, intanto voglio dire in bocca al lupo ai ragazzi che affronteranno l'esame e che lunedì e che dal 17 saranno impegnati nella maturità, ce la faranno, ce la faremo, ce l'abbiamo fatta Ce la e faranno. ho massima fiducia in loro. Agli altri auguro, come ho fatto nel mio discorso di fine anno, un'estate azzurra e piena di sole, visto che in questi giorni, insomma, è un pochino anche grigia. E noi non avremo tanti spazi per riposarci, ma non importa, anzi abbiamo approfittato per fare tutta una serie anche di lavori di manutenzione agli edifici che risulteranno poi preziosi a settembre. Quindi contiamo su di loro, ce la faremo e troveremo gli accordi, sono certa, anche organizzativi, qualora dovessimo anche prevedere delle turnazioni o delle modifiche agli orari. Cercheremo di mettercela tutta e di garantire il massimo possibile. Voglio dire grazie, grazie veramente a loro e anche a voi per questa opportunità. Grazie a Danna Bernardini, complimenti per il suo lavoro che seguiamo sempre con grande attenzione, molto brillante e professionale. Grazie Anna. Grazie a tutti, arrivederci.